Eccoci sempre in diretta sulle fonti TV per questo nuovo appuntamento all'interno della nostra New Insurance TV Week, una settimana interamente dedicata appunto al mondo delle assicurazioni. Oggi avremo una tavola rotonda organizzata in collaborazione con Afiesca, dove parleremo soprattutto di trasformazione digitale, di come la digital transformation sta impattando su questo settore, modificando naturalmente anche la relazione con il cliente. In questo spazio di approfondimento non sarò da sola, ma sarà con me innanzitutto Luca Luforese, responsabile marketing e comunicazione di Afiesca, a cui naturalmente do il benvenuto. Avrà il compito di introdurci sempre più nello specifico nell'argomento e poi naturalmente anche di presentare e dialogare con tutti gli altri nostri ospiti della tavola rotonda. Luca, naturalmente benvenuto qui sulle fonti. Grazie Valentina e buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Innanzitutto ringrazio le fonti per questa possibilità di parlare di questo argomento e di poter fare questo webinar in un evento così importante come la New Insurance TV Week. Come già detto, io sono Luca Loforesi, responsabile marketing e comunicazione di Afiesca, e prima di presentare, appunto, di continuare col webinar e presentare tutti i nostri ospiti, volevo giusto fare un piccolo excursus su chi è Afiesca. Afiesca è una compagnia di origine francese che fa polizze vita puro rischio. Siamo ormai in Italia da una decina d'anni, quest'anno compieremo 10 anni di permanenza sul mercato italiano, e ci differenziamo da tante compagnie, da tanti nostri competitor, inizialmente per il nostro business model, nel senso che Afiesca non ha una sua rete di agenti diretti sul territorio, ma collabora con broker o comunque agenti plurimandatari, tutte terze parti. Quindi diciamo il nostro focus principale, oltre che al cliente finale, è ad aiutare l'intermediario a lavorare al meglio con i nostri prodotti. E diciamo che questo modello di business siamo riusciti a traslarlo da un anno e mezzo a questa parte anche nel modello digitale, che è appunto il focus di questo webinar. Per noi di Afiesca trasformazione digitale appunto significa questo, quindi creare delle piattaforme o comunque degli strumenti che aiutino gli intermediari a poter, come dire, perfezionare ancora di più, aiutarli a migliorare la relazione col cliente finale. Tant'è che l'anno scorso abbiamo creato la prima piattaforma di vendita online delle polizze vita puro rischio, sempre con il focus come target il cliente finale, ma è una piattaforma di vendita intermediata. Quindi anche in questo caso, nonostante il journey, che parleremo tanto di questo digital journey durante questo webinar, nonostante sia completamente a appannaggio del cliente finale, l'intermediario anche in questo caso ha un ruolo imprescindibile. E per questo in questo webinar abbiamo invitato i nostri 4 intermediari, 4 broker più importanti nell'ambito digitale, che adesso vado a presentarvi. La prima è Irene Gianni, ovvero la Business Unit Director di Non Motor Insurance di Facile.it, poi Raffaele Bianchi, che è l'amministratore delegato di Coverzen, Stefania Civatti, che è la Head Operation di Axieme, e infine Andrea Pettinato, che è il Chief Insurance Officer di Weekend Consulting. Quindi grazie per essere venuti e benvenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco Luca, li stiamo vedendo proprio tutti inquadrati contemporaneamente, i nostri intermediari che saranno protagonisti, come hai tu stesso ricordato, in questo webinar, con la figura appunto dell'intermediario al centro della nostra discussione. Prego, ecco, se vuoi aggiungere ancora qualcosa prima di iniziare naturalmente il giro di domande. No, allora un'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è che appunto i nostri 4 ospiti sono tutti intermediari assicurativi e tutti intermediari digitali, ma le loro testimonianze saranno molto interessanti perché operano in 4 modi diversi, soprattutto la loro relazione col cliente finale e in alcuni casi anche con altri intermediari è completamente diversa l'uno dall'altro. Quindi potremmo vedere in questo caso come anche da una medesima piattaforma con il medesimo prodotto si può interagire in maniera completamente diversa con il cliente o comunque con altri intermediari assicurativi. Quindi diciamo che
il digitale, la trasformazione digitale dà anche queste opportunità, quindi di poter veramente creare su misura per ognuno degli intermediari a cui ci andiamo ad affacciare uno strumento proprio su misura alle loro richieste, ecco. Certo, uno strumento specifico. Allora noi andiamo proprio, insomma, a cercare di capire quali sono le specificità delle varie realtà dei nostri ospiti attraverso appunto un giro di domande che rivolgerò a ciascuno di voi. Innanzitutto a partire da Irene, Irene Gianni, Business Unit Director No Motor Insurance di Facile.it. Innanzitutto Irene, ecco, ti chiedo proprio una breve panoramica della vostra realtà, della vostra attività, il vostro approccio a questo Digital, giorni di intermediari e clienti che ha citato poco fa il nostro Luca Luforese. E poi ecco, ti voglio chiedere anche in seconda battuta della collaborazione con Afiesca, di come nasce e naturalmente anche come sta impattando sulla vostra realtà e a quali cambiamenti, trasformazioni sta portando appunto all'approccio poi con il cliente. Buongiorno a tutti, innanzitutto, e grazie per l'occasione e per l'invito. Allora, sì, Facile.it è un noto comparatore di servizi che nasce storicamente nel mondo della comparazione RC Auto, ma che sapete tutti negli ultimi anni ha in realtà esteso la propria attività a diverse linee di offerte. In realtà non si può nemmeno più soltanto parlare di comparatore di servizi, in quanto ad esempio a partire dall'anno scorso, dall'acquisizione di Mia Car, siamo diventati anche un comparatore di prodotti, le auto, e non si tratta nemmeno più semplicemente di comparazione online, in quanto con gli ormai 39 store di proprietà distribuiti su tutto il territorio abbiamo anche una presenza fisica. La nostra filosofia ha l'utente al centro, a cui di fatto cerchiamo di rendere la vita di tutti i giorni più facile, offrendogli in un unico punto, sia esso virtuale o fisico, diversi prodotti che siano per lui complementari a una necessità. Nasciamo come azienda tecnologica e sicuramente abbiamo sempre fatto dell'eccellenza tecnologica il fiore all'occhiello di Facile, settando in realtà gli standard a cui anche tutti i diversi partner dei diversi rami su cui lavoriamo hanno dovuto adeguarsi. La complessità tecnologica che dobbiamo affrontare consiste principalmente nel creare omogeneità dove l'offerta è spesso molto disomogenea, permettendo quindi all'utente finale di in 30 secondi ottenere tutti quanti i preventivi che otterrebbe altrimenti perdendo molto tempo in autonomia e soprattutto aiutarlo poi nella scelta. Complessità tecnologica significa ad esempio anche adeguarsi a quelli che sono i nuovi trend. Oggi sappiamo che più di un utente su tre compra da cellulare e quindi per noi la sfida diventa ad esempio mantenere lo stesso standard di servizio su qualsiasi device venga utilizzato dall'utente. E il concetto di eccellenza tecnologica è in realtà anche, contraddistingue in realtà anche la nostra presenza sul territorio. I nostri agenti del network di Facile Partner, e così come gli store di proprietà, utilizzano infatti una piattaforma che assomiglia, per quanto riguarda il look and feel, al sito pubblico, ma che è fatta per un professionista e che di nuovo aiuta il professionista nel proprio lavoro, glielo rende più facile, dando loro uno strumento che da una parte amplia il catalogo dell'offerta, dall'altra permette la gestione del cliente end-to-end. Si tratta un po' di creare fiducia nell'utente che utilizza il nostro servizio per far sì che poi di nuovo si appoggia a noi su servizi complementari. Per quanto riguarda il ramo non motor, il nostro sforzo degli ultimi anni è ancora più ambizioso perché la strategia e l'obiettivo sono quelli di rendere digitale l'esperienza di acquisto di prodotti prima molto poco digitalizzati, e i miei colleghi potranno sicuramente raccontare meglio di me in che cosa consiste questa sfida. Per citare due esempi di quello che abbiamo fatto noi come comparatore, nell'ultimo anno abbiamo ad esempio sia sul ramo vita, sia sul ramo animali domestici, introdotto un quotatore che permette quindi all'utente di ottenere sul nostro portale un preventivo con tutti i partner con cui lavoriamo e che permette soprattutto di avere una vista e quindi essere guidati nella scelta di un prodotto che sicuramente in Italia non siamo abituati a guardare online e a scegliere in autonomia.
Per quanto riguarda la domanda circa la collaborazione con la Fiesca, è nata da un incontro fra le due realtà ormai avvenuto qualche mese fa, con la volontà di stringere un accordo che si colloca un po' nella più ampia strategia aziendale, che è quella di offrire sempre più opportunità per i nostri clienti che visitano il sito e nello specifico in questo caso la sezione assicurazioni vita. Il prodotto di Afiesca nello specifico certamente offre delle peculiarità diverse dagli altri prodotti che erano già presenti sul panel e che può quindi andare a incontrare l'interesse di un cluster di clienti prima magari non servito. Chiarissimo, Irene, molto chiaro il tuo discorso, insomma hai puntato l'occhio soprattutto ecco, sulla complessità, sull'eccellenza tecnologica e io voglio chiedere al prossimo ospite Raffaele Bianchi, amministratore delegato di Coversen, se questo è anche il tratto appunto specifico della sua realtà e poi rivolgere naturalmente la stessa domanda per quanto riguarda la collaborazione con Afiesca, da dove nasce e come sta impattando, cambiando ecco, l'approccio. Approccio poi con il cliente intermediario. Prego Raffaele. Buongiorno a tutti, intanto grazie mille dell'invito, per me è veramente un'occasione splendida per raccontare sia Coverzen, ma soprattutto il percorso di digitalizzazione del mercato, che è uno dei temi caldi nel settore assicurativo. Mi avete rubato un po' le parole di bocca perché anche noi mettiamo la tecnologia al centro, in primis ci consideriamo un'azienda di tecnologia, siamo nati nel 2020 da un'esperienza però decennale di SOS Tariff, che era un altro comparatore che lavorava già da una decina d'anni nel settore assicurativo. A differenza dei comparatori, però, la nostra direzione è quella degli intermediari assicurativi. Operiamo come broker su tutto il territorio e abbiamo una squadra di quasi 500 professionisti del settore a cui forniamo una piattaforma tecnologica interamente sviluppata da noi. Per gli intermediari la piattaforma nasce e si presenta come un ufficio online. L'idea è digitalizzare l'operatività, semplificare la gestione e sollevare l'agenzia da tutto il lavoro burocratico, permettendo all'agente, all'intermediario, di dare maggiore qualità e valore al tempo che dedica ai clienti, perché si può concentrare sull'attività fondamentale che è la consulenza, la vendita assicurativa. Il prodotto è stato sviluppato interamente da noi e questo è fondamentale per governarne la qualità. Utilizzo la parola eccellenza perché secondo me è la più giusta, sia da un punto di vista di tecnologia, ma bisogna stare attenti sempre al servizio. L'eccellenza tecnologica deve essere messa al servizio dell'intermediario, quindi non deve essere un mero programma, insomma, deve seguire le logiche di semplificazione che tanto servono a questo settore. Agisce come singolo punto di contatto. L'ambizione è dargli una sola piattaforma, risolvere il problema della moltiplicazione dei sistemi informativi, permettendogli di lavorare in maniera completamente digitale, flessibile e un po' al passo con i tempi. Diciamo che gli ultimi 2 anni, gli eventi su scala globale hanno accelerato alcuni fenomeni che anche sotto certi aspetti sono positivi nel mondo del lavoro e nella distribuzione e che hanno permesso la nascita di realtà ibride che focalizzano l'attenzione su modelli di vendita, di consulenza, di distribuzione diversi. Rispetto al passato. Ciononostante, abbiamo un'enorme attenzione anche sulla gestione burocratica. Sappiamo quanto sia un settore che è spesso a cui viene spesso richiesto un grande onere burocratico documentale. L'idea è andare a poi risolvere e aggredire questo problema andando a digitalizzare non solo la parte distributiva, ma poi la parte burocratica legata a tutta la parte di vendita assicurativa. La flessibilità passa per un servizio che effettivamente poi è accessibile da ovunque, quindi quando mi si parla di giorni digitali, per noi è importante fornire uno strumento, una piattaforma che sia in grado di lavorare in tutti i contesti. Sappiamo che oggi da remoto si lavora, ci sono intermediari che ormai quasi non vanno più fisicamente a incontrare il cliente, ma riescono a lavorare completamente da remoto, aumentando di molto la qualità della vita. Ecco, se riusciamo a semplificare tutti i flussi informativi, se riusciamo a semplificare la parte documentale burocratica dando strumenti digitali che funzionano da remoto, diciamo che nel nostro settore si fa bingo. Per quanto riguarda la collaborazione con la Fiesca, na nasce qualche mese fa perché ho sentito parlare Luca, ho sentito
raccontare la realtà di Fiesca, mi sono subito incuriosito, quindi l'ho contattato in prima persona per parlare insieme di quello che potevamo fare con le nostre due realtà, e devo dire che ho apprezzato fin da subito l'approccio non tradizionale, quindi ci siamo trovati nella collaborazione, ma anche nel metterci, nel rimboccarci le maniche e metterci attorno a un tavolo per lavorare insieme. Per me questo è stato uno dei valori fondamentali, una delle cose che mi ha permesso di mettere più impegno, ancora più entusiasmo nella collaborazione, e soprattutto il fatto che una realtà che parla la nostra stessa lingua, cioè la lingua completamente digitale, oggi purtroppo nel settore è ancora una mosca bianca, quindi ha ancora fatto più piacere cominciare questo tipo di collaborazione. Ecco Raffaele, una mosca bianca, però insomma è inevitabile in questo momento parlare naturalmente di trasformazione digitale, sta impattando e riguardando tutti i settori, naturalmente anche quello assicurativo. Tu giustamente hai sottolineato come la trasformazione digitale e tecnologica stia cambiando il lavoro dell'intermediario, semplificando determinate procedure, soprattutto quelle burocratiche, e consentendo al contempo, ecco, agli intermediari di focalizzarsi sempre di più sulle esigenze del cliente. Ecco, io chiedo alla nostra prossima ospite, ovvero Stefania Civatti, Head of Operation di Axieme Group, se ci si ritrova in questo contesto, e poi come sempre insomma qual è lo spunto di valore della collaborazione con Afiesca. Prego Stefania. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Bello e stimolante ritrovarsi in una tavola rotonda in cui si sente una comunione di intenti e un'idea comune sul futuro del nostro settore, perché effettivamente le complessità le condividiamo tutti quanti e c'è un obiettivo comune che portiamo avanti in modi diversi. Dato Axieme, quello che mi piacerebbe sottolineare dell'evoluzione digitale del nostro settore, che è importante dalla nostra esperienza avere due approcci diversi: l'approccio al cliente finale, che ha bisogno di una presentazione di un prodotto assicurativo e delle garanzie molto semplificata per cercare di capire con parole semplici l'operatività della polizza assicurativa una volta sottoscritta, no? Si soffre un po' il fatto che il nostro settore abbia un circolo economico invertito. I clienti pagano oggi qualcosa di cui potranno beneficiare forse un domani, se capiterà il nefasto evento di un sinistro. E di conseguenza, ecco, trovarsi a interfacciarsi sia con il cliente finale, ma anche con gli operatori del settore, perché di fatto noi operatori digitali offriamo un servizio anche agli intermediari assicurativi, è importante rendersi conto come sia diverso interfacciarsi con un cliente finale e con un operatore del settore, un consulente che ha bisogno di conoscere, approfondire e poter offrire in modo molto modulare al suo cliente lo stesso prodotto che magari online sarebbe meglio offrire in modo molto più semplificato. Axieme è un po' questo, è un broker digitale che ha scelto di operare in una modalità full digital con un processo end-to-end. End-to-end significa dalla preventivazione e quotazione di una polizza assicurativa fino alla sottoscrizione e l'emissione, e così come la successiva gestione del ciclo di vita della polizza, con eventualmente anche la gestione del sinistro. Noi nasciamo come broker e approcciamo la digitalizzazione come un vero broker, quindi la consulenza per noi è al centro. Non siamo un comparatore, operiamo a monte una selezione dei prodotti sul nostro sito, quindi proponiamo una sola specifica compagnia per ogni determinato tipo di polizza assicurativa, e abbiamo un'offerta sufficientemente ampia da poter abbracciare, diciamo, la tutela del nostro cliente a 360 gradi, sia nella vita privata che nella vita professionale. Siamo consulenti anche nell'approccio con il cliente, quindi se abbiamo un approccio molto digitale nei processi, abbiamo un approccio fisico, quindi ci deve essere un volto umano secondo noi nella gestione della relazione con il cliente. Questo lo facciamo attraverso i nostri family insurer, ossia consulenti assicurativi dedicati. Ogni nostro cliente ha il suo consulente assicurativo dedicato che lo seguirà durante tutta la sua vita assicurativa in Axieme. Ciliegina sulla torta, abbiamo affiancato un modello ESG molto particolare, poiché siamo i primi in Italia a riconoscere un premio agli assicurati virtuosi.
Un premio sia il give back, è un rimborso di una piccola parte del premio assicurativo che eroghiamo alla scadenza della polizza nel caso il cliente non abbia avuto bisogno di utilizzare la sua polizza, quindi non abbia avuto sinistri. Questo give back, questo rimborso, il cliente lo può utilizzare per donarlo, per fare del bene, donandolo alle associazioni nostre partner. Quindi, concludendo, Axieme è un broker digitale, digitale da non confondere con il concetto di online. Siamo online sì, ma siamo anche sul fisico. Come dicevo prima, dal nostro punto di vista è molto importante capire il diverso approccio digitale che bisogna avere con il cliente finale e con gli intermediari. Perché? Questo perché abbiamo l'esperienza di essere anche fisicamente presenti su tutto il territorio nazionale grazie ad Axieme Network, il nostro programma di affiliazione, il nostro programma a cui hanno aderito diversi intermediari assicurativi fisici sparsi per tutta Italia, che utilizzano la nostra piattaforma sia per preventivare, quindi in modo anche complesso, e per come la consulenza richiede che sia, quindi con una possibilità a 360 gradi di utilizzare quel prodotto per customizzarlo per il proprio cliente, sia per semplificare i processi burocratici tipici un po' del nostro settore. Giustamente stiamo operando in un settore regolamentato. La nostra collaborazione con Afiesca, diciamo che, come un po' si evince da questa tavola rotonda, nasce da una comunione di intenti legata a questa digitalizzazione. Come diceva anche Raffaele, nel panorama assicurativo non sono i molti player che hanno una capacità di digitalizzazione che abbracci non solo il back office, ma anche la customer journey. Ecco, noi abbiamo trovato questa capacità, questa eccellenza in Afiesca, per cui abbiamo letteralmente unito i nostri giorni. Ci chiamiamo Axieme non per niente, abbiamo nel nostro DNA e in tutto quello che facciamo la convinzione che l'unione faccia la forza e che se ognuno porta sul tavolo di un progetto le proprie competenze, le cose su cui è più bravo ad operare, ecco, il risultato non potrà che essere un progetto di successo. E quindi possiamo dire che con Afiesca abbiamo trovato un'ottima occasione di partnership. Certo, una perfetta comunione di intenti, insomma, ecco, con Afiesca. Stefania, lei ha fatto molto bene a sottolineare nel suo discorso anche il fatto di non confondere la digitalizzazione con l'eliminazione della parte fisica, della componente fisica, perché non sono assolutamente due sinonimi. Essere digitali non significa essere presenti solamente online, e quindi ecco, ha fatto bene naturalmente a sottolinearlo, soprattutto per chi non ha totale confidenza con il vostro settore. Io ora, ecco, voglio l'ultima opinione, insomma, dell'ospite che rimane da sentire, ovvero Andrea Pettinato, Chief Insurance Officer di Weekend Consulting. Arriva al termine appunto del giro di domande di questa nostra tavola rotonda, ha sentito naturalmente l'opinione dei suoi colleghi, le chiedo naturalmente se condivide un po' quanto emerso dalla chiacchierata, poi la specificità ovviamente della vostra realtà e naturalmente, ecco, di spiegarci da dove nasce la vostra collaborazione con Afiesca. Perfetto, grazie, buongiorno a tutti e grazie ancora per questa possibilità di intervenire in questa tavola rotonda. Condivido tutto, c'è molto da aggiungere di più. Condivido tutto quello che i miei colleghi hanno indicato, a partire da Irene Gianni, che conosco bene perché collaboriamo con Facile.it, siamo partner in un certo ambito assicurativo, ma così come gli altri colleghi, quindi mi trovo assolutamente in linea con quanto hanno detto. Ora, per venire a Weekend Consulting, allora Weekend Consulting si occupa di innovazione digitale, analisi del dato e consulenza aziendale. La società ha due sedi e circa 300 tra dipendenti e collaboratori. Ora, Weekend Consulting è stata l'incubatrice delle altre due società del gruppo che oggi vivono di vita propria, perché anche esse sono sotto forma di SPA, che sono Agente Più, che è una società dedicata fondamentalmente a fornire nuove metodologie distributive, nuovi prodotti, a un cluster molto preciso che è quello degli agenti di commercio, e B23 Broker, che è un broker wholesale nativo digitale che si occupa fondamentalmente di creare nuovi prodotti assicurativi e nuove metodologie distributive nei rami danni e vita puro rischio.
Ora, un esempio è Babup, che è il brand del gruppo dedicato alla Pet Insurance, dove siamo leader di mercato. Ora, WeCan e B23 operano in stretto connubio. Come? Attraverso una metodologia molto precisa basata su lead generation, dove noi operiamo sia con motori di ricerca, ma anche con i social, come per esempio Facebook e Instagram, basata comunque su landing page. Questo ci permette di poter arrivare a offrire a determinati cluster di clientela soluzioni assicurative esattamente in linea con le loro esigenze e i loro bisogni. È un connubio, direi, vincente che ci sta permettendo effettivamente di scalare determinate posizioni di mercato. Per quanto riguarda, ora cercherò di essere molto sintetico visto che sono l'ultimo e arriviamo un po' alla conclusione, la partnership con Afiesca, direi che con B23 la partnership è molto giovane perché abbiamo iniziato a collaborare fondamentalmente da un paio di mesi e proprio in questi giorni partiremo con la collaborazione sulla distribuzione delle TCM. Con la direzione della compagnia, la partnership invece la conoscenza di lungo corso, perché insomma lavoravamo già in passato da tempo. Di Afiesca direi che quello che ci ha particolarmente colpito sicuramente è la TCM che hanno ideato in maniera molto specifica. Devo dire che Luca ha preso parte in maniera molto attiva in questa innovazione, le ne do atto. Non soltanto per i contenuti di prodotto, ma direi soprattutto per la metodologia distributiva, basata su un sistema di video riconoscimento a distanza, che permetterà quindi a WeCan Consulting di lavorare su una lead generation, ripeto, anche in questo caso molto precisa, e B23 Broker ovviamente, di andare a distribuire un prodotto, direi, molto competitivo. Rammento in questa sede, evidenzio che B23 fondamentalmente fa anche base su non soltanto l'innovazione digitale, ma anche su due contact center di proprietà, dove ci sono dei consulenti assicurativi che sono a servizio del cliente, tutta una parte di ovviamente di siti internet e mobile app, dove diciamo che il cliente, da quando matura lo status di assicurato in poi, può trovare, diciamo, la sua posizione assicurativa e anche, perché no, aprire un sinistro. Quindi la collaborazione con la Fiesca è incentrata su questa innovativa TCM. Direi che mi sento anche di dare una anticipazione a Luca, considerando il cluster di clientela, quindi stiamo parlando di famiglie, quindi retail, perché di questo parliamo. Andremo sicuramente a operare con attività di cross-selling sulla customer base di Babup, laddove ovviamente abbiamo generato in autonomia i lead, per proporre anche questo tipo di soluzione assicurativa che direi che è in linea con le esigenze della, diciamo, della classica famiglia piuttosto che di qualsiasi tipo di cliente retail che abbia comunque magari sottoscritto una polizza pet insurance. Benissimo, allora per utilizzare insomma un termine caro al mondo della televisione c'è stato uno spoiler, Luca Loforese, l'abbiamo appreso qui in diretta insieme al nostro ospite e comunque insomma a parte gli scherzi abbiamo notato dalle risposte dei nostri interlocutori che c'è uno sguardo unanime quindi nei confronti e appunto dell'approccio evolutivo del futuro del mondo delle assicurazioni e anche nei confronti di Afiesca, tutti vi riconoscono appunto questo sguardo proiettato al futuro e alla digitalizzazione. Tanti spunti sono emersi nella tavola rotonda di oggi. Luca, un tuo commento finale. Sì, innanzitutto fa molto piacere sentire il sentiment positivo di tutti i nostri collaboratori. Ovviamente se tutti sono felici di collaborare con noi anche vuol dire che stiamo lavorando bene nella giusta direzione. Ma tanti spunti è vero, ma credo che la linea il fil rouge, come si suol dire, sia lo stesso. Io credo che il futuro del mondo assicurativo sia digitale, ma non soltanto delle polizze vita in generale. Tanti settori, banalmente le RC auto, eccetera, lo sono già prevalentemente e credo che, come tanti settori affini al nostro, basti pensare a quello bancario fino a 15 anni fa di mobile app per la private banking, così non ce n'erano, adesso praticamente tutti ce l'abbiamo sul cellulare, quindi
credo che anche il settore assicurativo stia facendo e farà quel salto lì verso il digitale. Però non sarà proprio un digitale, secondo me, completamente B2C, o meglio, a mio modo di vedere, tante volte sento i termini insurtech, digitalizzazione, così, in contrapposizione a dei termini come consulenza, come intermediazione. Secondo me è completamente sbagliato, soprattutto per polizze vita come le nostre, che sono molto consulenziali, sono molto complesse, vuoi per a livello burocratico, vuoi proprio per la costruzione di polizza. Quindi secondo noi l'intervento diretto o indiretto dell'intermediario ci dovrà sempre essere. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Anche i numeri dicono che tutte le compagnie che hanno privilegiato il canale diretto digitale stanno facendo molta fatica. Invece quelle che, come noi, è vero ci stiamo digitalizzando molto, ma sempre in primis tenendo il ruolo dell'intermediario come di fondamentale importanza, quelle stiamo ottenendo degli ottimi risultati e sicuramente lo saranno sempre di più. Quindi quello che dico sempre, come si è visto anche da questo webinar, che l'assicurazione è comunque relazione tra compagnie, tra intermediari clienti, e le piattaforme quindi possono essere digitali, quello è assolutamente vero, ma le relazioni rimangono umane. Quindi la figura dell'intermediario, degli intermediari rimangono adesso e rimarranno per sempre di fondamentale importanza per questo settore. È chiarissimo, insomma, con una frase magari possiamo riassumere: una tecnologia, un digitale che deve supportare, aiutare gli intermediari ma non sostituirli. Luca, io ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento, ringrazio anche tutti gli altri ospiti della nostra tavola rotonda: Irene Giani di Facile.it, Raffaele Bianchi di Coversen, Stefania Civatti di Axieme Group e Andrea Pettinato di Weekend Consulting. Grazie davvero per il vostro contributo e per essere stati qui con noi sulle Fonti TV.